Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Confcommercio Notizie. Il decreto con le riaperture dal 26 aprile di alcune attività come i pubblici esercizi che possono somministrare alimenti e bevande purché negli spazi all'aperto e la riapertura dei luoghi dello spettacolo è un provvedimento che scade il 31 luglio, ma è specificato che le misure in vigore saranno rimodulate seguendo i dati che ogni settimana misurano l'epidemia e che tengono altresì conto dei risultati della campagna vaccinale. Un primo check ci sarà tra il 10 e il 14 maggio, ma serviranno almeno due monitoraggi con la curva epidemiologica in discesa e il terzo che conferma l'abbassamento dell'indice di contagiosità per decidere se allungare almeno alle ore 23 l'orario del coprifuoco. Intanto, come detto, è tornata la zona gialla in quasi tutta Italia, ma non per i bar. Nel senso che rispetto alla zona gialla classica, stavolta non è possibile consumare al banco, salvo se il pubblico esercizio abbia tavoli all'aperto, come conferma una circolare emessa il 24 aprile dal Ministero dell'Interno. Immediata la reazione di FIP e Confcommercio, per la quale il provvedimento non dà certo la risposta che chiedono e meritano le decine di migliaia di bar e locali che si vedono messi ulteriormente in difficoltà. Una limitazione ulteriore che non esiste nel DPCM del 2 marzo, con le regole per le zone gialle. Il consumo al banco, regolato dai protocolli su distanziamento e capienza degli esercizi, sottolinea una nota, permette in molti casi di snellire servizio, evitando assembramenti all'esterno ed è l'unica modalità di lavoro per numerosissime attività che non dispongono di spazi esterni. Per questo chiediamo al più presto un intervento del MISE, dice appunto la nota della FIPE. Come abbiamo detto, in base al decreto in vigore, la possibilità di poter utilizzare spazi esterni al locale diventa per molte attività un'ancora di salvezza alla quale aggrapparsi per poter lavorare. Confcommercio Vicenza ha offerto alle attività locali assistenza e supporto per agevolare le domande di plateatico presentate al comune di appartenenza. Sentiamo la situazione in alcune attività del centro storico di Vicenza. Grazie a un'iniziativa di Confcommercio che ha fatto leva presso il comune abbiamo avuto un aumento dei plateatici del 50%, oltre che la gratuità degli stessi per questo triste periodo dovuto alla pandemia. La necessità attuale dei nostri pubblici esercizi è quella di lavorare solamente all'esterno, perlomeno in previsione da qui ad un mese, e quindi c'è l'assoluta necessità di recuperare ogni spazio possibile all'esterno e dove possibile abbiamo cercato di aiutare le attività a snellire le procedure. Oltre che dare spazi a noi delle piazze, hanno avuto anche per fortuna gli spazi chi prima non ha mai avuto il plateatico. Il plateatico rimarrà gratuito fino al 31 di ottobre, anche qui in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale. Stiamo lavorando, stiamo vedendo che la gente entusiasta viene, anche se non è che il tempo ci aiuta tantissimo, però pur di uscire va bene anche prendere due gocce d'acqua, diciamo. Speriamo che nel prossimo mese riusciamo a lavorare all'interno, anche per tutte quelle attività che purtroppo in questo momento sono ancora chiuse. La clientela ha bisogno di stare all'aperto, ha bisogno di frequentare luoghi sicuri. Auspichiamo veramente che si possa al più presto riuscire a lavorare anche all'interno in sicurezza. E rimaniamo in tema di plateatici perché la Camera di Commercio di Vicenza ha stanziato 110.000 euro a sostegno di azioni di promozione turistica, ma anche per l'acquisto di attrezzature destinate ad allestire gli spazi esterni e i pubblici esercizi, dando così un aiuto concreto alle attività che hanno scelto o sceglieranno il servizio open air, come accade per tanti alberghi, bar e ristoranti, limitatamente però ad alcuni comuni turistici del Vicentino. Sarà possibile presentare domanda a partire dalle ore 10 del 18 maggio 2021 e sino alle ore 21 del 3 giugno, salvo esaurimento anticipato dei 110.000 euro stanziati, pari ad un numero di circa 70 domande finanziabili. Il contributo previsto è di 1.500 euro a fronte di una spesa minima di 3.000. Per approfondimenti e informazioni a disposizione dello sportello bandi agevolazioni di Confcommercio Vicenza.
Torniamo in Piazza dei Signori a Vicenza per raccontarvi una storia di commercio di un negoziante che da 60 anni si dedica al negozio Manpreso Tessuti, di cui è titolare dal 1978. A Luigi Domenico Pozzan, Confcommercio Vicenza e 50 e più Vicenza hanno consegnato una pergamena quale riconoscimento per una vita dedicata al commercio. Sono 60 anni assolutamente di piacere anche, perché ho sempre fatto molto volentieri il mio lavoro, con molti sacrifici devo dire, con dei momenti molto difficili, soprattutto economicamente, però anche momenti di grande soddisfazione, soprattutto quando nel 77 sono riuscito ad avere, dopo 15 anni che ero qui a lavorare come garzone, sono riuscito ad avere una piccola parte della società, piccolissima, però per me è stato uno dei più bei giorni della mia vita, perché avevo raggiunto uno degli scopi che mi ero prefisso. E poi la soddisfazione di lavorare intanto in un palcoscenico come questo, che è uno dei più bei posti al mondo, bellissimo, io riscopro tutte le mattine qualcosa di bello, mi guardo la Basilica sempre con piacere, e poi anche il fatto di essere sempre stato supportato dalla famiglia, supportato assolutamente dai miei collaboratori che sono qui da 30-40 anni con me, supportato, perché no, dalla mia associazione sempre e anche dagli amici che sono sempre stati da stimolo per migliorare sempre. Come Confcommercio Vicenza abbiamo ritenuto, assieme ovviamente ai 50 e più, di dare questo riconoscimento proprio per l'attività svolta con successo in tutti questi anni e anche in questo periodo di pandemia. Hanno saputo destreggiarsi, tenere aperto e servire la clientela. È già stato premiato dalle 50 e più con le aquile d'argento, d'oro e di diamante, ma è un piacere anche da parte dell'organizzazione, che è quella delle 50 e più, dare questo riconoscimento altamente meritato, diciamo, per lui ma anche per la città stessa. Il 10 maggio inizia al Centro Formazione ESAC un corso da non perdere per imparare a utilizzare per il proprio negozio o per la propria attività l'applicazione WhatsApp Business. Sentiamo qualche anticipazione dal docente Alessandro Petracca, esperto in comunicazione e strategie digitali. WhatsApp Business ha delle feature, delle caratteristiche proprio completamente diverse che agevolano il rapporto con l'utente. Quindi per esempio la messaggistica automatica, dove uno entra, ha dei messaggi di benvenuto, delle scelte da poter fare, ma anche dei prodotti da proporre, degli sconti, delle possibilità con cui, diciamo, che il WhatsApp tradizionale assolutamente non consente. Questo corso l'abbiamo voluto fare veramente molto pratico, quindi tutti verranno col proprio smartphone, col proprio accesso a WhatsApp e impareranno non le cose tecniche, che poi sono sempre molto difficili, ma le cose pratiche, cioè come relazionarsi, quali strumenti utilizzare, come fare le messaggistiche automatiche, come, diciamo, ricevere messaggi e poterli mandare a gruppi di utenti. Per avere maggiori informazioni sul corso, contattate ESAC Formazione presso ovviamente il sito www.esacformazione.it oppure telefonando al centro di ESAC Formazione vi daranno tutte le informazioni per partecipare al corso WhatsApp Business. Ed ora gli appuntamenti di ESAC Formazione. ESAC Formazione propone il 10 e 17 maggio, in orario mattutino, il corso WhatsApp Business, il contatto diretto con il cliente, ovvero come utilizzare l'app nella strategia di marketing aziendale per comunicare in diretta con i clienti favorendo il proprio business. Il 14, 21 e 28 maggio, in orario mattutino, il corso Infad Formazione a distanza, mail e chat di lavoro, scrittura responsabile ed efficace, ovvero quando è preferibile scrivere o non scrivere, gestire i contenuti in modo strategico per inviare meno comunicazioni ma più chiare, precise e concrete. L'Università del Gusto propone il 7 giugno il corso Le carni da cortile, con lo chef Filippo Saporito,
spunti, riflessioni e idee per utilizzare al meglio le carni da cortile, esaltando le caratteristiche di ogni animale con abbinamenti equilibrati e di grande impatto estetico. Infine, il corso La gestione delle recensioni online, ovvero come intervenire tempestivamente in modo proficuo nelle discussioni e nei commenti online. Il corso si terrà il 9 e il 16 giugno dalle 9 alle 13 in FAD Formazione a Distanza. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 14.30 videoconferenza del Consiglio del Mandamento di Arzignano. Martedì alle 13.30 webinar del progetto Eventi Retail 4.0, era digitale e scenari post-Covid. Venerdì alle 14.30 webinar della Fima Forma, la locazione commerciale. E per quanto riguarda questo appuntamento con Confcommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Un arrivederci e buona settimana.